Piero. Loro hanno iniziato a cantare tantissimi anni fa. Pensa che questa formazione ha più di 20 anni di storia. Ma io prendevo ancora il biberon. Esatto, quindi, però e esistevano già. Alcuni di loro, però, cantavano già 30-40 anni fa insieme. È una formazione. Sento già gli applausi. Sì, guarda che la gente è una formazione veramente storica della canzone popolare piemontese. Li chiamiamo qui i tre in pista. Castelli. Eccoli qua, eccoli ben qua. Ben arrivati. Ve li presento uno ad uno. Franco, Sandro, Carlo, Bruno e Alberto, i tre Castelli. Alberto, da qua, Bruno, chi è che parla di voi? Alberto. Ecco, Alberto, da quanti anni è che cantate voi assieme? Allora, io e Franco sono 41 anni. All'asilo, praticamente. Bruno è venuto nei Tre Castelli nell'80, Carlo è venuto nell'83. E Sandro è l'ultimo arrivato, è 12 anni fa. Bene, allora adesso è da tanto che loro cantano e hanno un repertorio vastissimo. Nelle ultime settimane è uscito un nuovo album, si dice un nuovo CD, e da questo CD noi, adesso voi proponete due canzoni del folklore. Tre. Addirittura. Sì, ne facciamo una, è un vecchio brano folcloristico, un classico del folklore italiano, che è conosciutissimo da tutti. La strada nel bosco. La strada nel bosco. Gli altri due sono due brani nuovi scritti dal nostro carissimo amico Passareno. Benissimo. E allora adesso andiamo, Alberto, con che cosa? Andiamo con la strada nel bosco. La strada nel bosco, i Tre Castelli a ballando.
I tre castelli voglio portarli via io, signorina. Ma Cosa vuoi fare? Fai una cosa, questo microfono glielo dia a chi viene dopo, perché mi faccio portare via di tre castelli. Vabbè, auguri ragazzi. Complimenti alla nostra zia Giusy, complimenti ancora ai tre castelli che ritorneranno ancora più tardi.